I noduli tiroidei sono delle anomalie strutturali della tiroide. Sono cioè delle masse, piccole o grandi, che si sviluppano all'interno della ghiandola. È un disturbo molto frequente nella popolazione generale, soprattutto nelle donne, ma nella maggior parte dei casi non deve destare preoccupazione. Generalmente i noduli tiroidei sono asintomatici. Infatti, in molti casi vengono diagnosticati in seguito ad accertamenti eseguiti per altre patologie. Quando crescono di dimensioni, invece, i noduli tiroidei possono comportare dei disturbi. In particolare, possiamo avere disturbi alla deglutizione se viene compresso l'esofago o un senso di mancanza di aria se viene compressa la trachea. La presenza di un nodulo tiroideo può essere accertata eseguendo un'ecografia, un esame che viene fatto in regime ambulatoriale. In alcuni casi, poi, possiamo avere la necessità di accertare la natura di questo nodulo. In tal caso eseguiremo un ago aspirato, un esame eseguito in ambulatorio con guida ecografica con cui si prelevano alcune cellule del nostro nodulo. Anche se in una bassa percentuale di casi, il nodulo della tiroide può essere di natura tumorale. Per ottimizzare le cure, in Humanitas Mater Domini è stato costituito un team di specialisti dedicati a questa patologia. L'equipe multidisciplinare, costituita da chirurghi generali, endocrinologi ed ecografisti, si riunisce collegialmente per discutere i singoli casi, al fine di personalizzare le cure di ogni paziente. Nel caso di un nodulo tiroideo di natura maligna, si rende necessaria l'esecuzione di un intervento, che consiste nell'asportazione di tutta la tiroide o di parte di essa. Quando abbiamo noduli benigni, invece, difficilmente è necessaria un'operazione. Questa può essere indicata se il nodulo cresce eccessivamente di dimensioni o se diventa iperfunzionante. Esistono poi delle procedure meno invasive che, in casi selezionati, possono essere consigliate dallo specialista per ridurre le dimensioni dei noduli.